José Machín ed Andrew Gravion sono i due pezzi pregiati del Pescara. Entrambi sono finiti nel mirino di società di Serie A e non si escludono operazioni che li riguardino in questa finestra di mercato. La situazione più fluida è quella che riguarda Machín. Sul talentuoso centrocampista guineano hanno messo gli occhi Torino, Milan, Genoa e Sassuolo. La discontinuità di rendimento, a tratti palesata, non ha nascosto le grandi qualità tecniche del giocatore, cresciuto nella Roma, che abbinata ad una imponente struttura fisica lo rendono prototipo del centrocampista moderno anche nella massima serie. Nei giorni scorsi il suo agente Donato Di Campi ha incontrato il Milan, che tuttavia ha altre priorità in questo momento. Il Torino, con la partenza di Soriano, potrebbe offrire una cifra che oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro. Al momento però la posizione di pole position è del Genoa di Preziosi, che oltre a soldi, circa 3 milioni, potrebbe mettere sul piatto una o più contropartite tecniche. In particolare il giolì di centrocampo belga Stéphane Omeonga e l'attaccante spagnolo Raul Asensio. Il Pescara però può sedersi al tavolo anche con il Sassuolo, che ha visionato Machín nell'ultima gara casalinga con il Venezia. Il club di Squinzi un tentativo potrebbe farlo. In base all'accordo stipulato in estate con la Roma, al momento del riscatto, il 50% del prezzo di futura rivendita finirà ai giallorossi. Da verificare se un'eventuale operazione porterà all'addio di Machín o alla sua permanenza in prestito. Andrew Gravion per rendimento è tra i migliori biancazzurri stagionali. Proprio il Sassuolo, tramite il suo capo scout Cristallini, sempre nella gara con il Venezia, ha avuto ottime impressioni sul difensore della Guadalupe. Ma in questo caso c'è una concorrenza più spietata. L'Inter, che ha cresciuto il calciatore, ha una prelazione e potrebbe riportarlo a casa. Anche il Napoli monitora la situazione di Gravion, che però resterà a Pescara almeno fino a giugno. Intanto il Delfino attende sviluppi concreti nei prossimi giorni sul fronte attacco. Con Cocco e Monachello sul punto di andare via, le partenze libereranno spazio per eventuali arrivi. In cima alla lista c'è sempre Alessandro Rossi della Lazio. Gianluca Lapadula sembra destinato a restare un sogno, visto che l'attaccante del Genoa ha mercato in Serie A e molto difficilmente scenderà in cadetteria. Occhio sempre dalla Serie A ad un'importante opportunità che sta maturando. Daniel Ciofani, l'attaccante marsicano, potrebbe ritenere chiuso il suo lungo ciclo a Frosinone, società che cerca altri nomi per il reparto avanzato. L'ipotesi di un suo ritorno in biancazzurro potrebbe essere agevolata dalla presenza del fratello Matteo. I due sono legatissimi, anche se su Daniel fa un pensierino anche l'ambiziosa cremonese. Già detto di Asensio, resta sempre vivo in casa Pescara l'interesse per Scamacca del Sassuolo, di ritorno dalla poco felice esperienza in Olanda al PEC Zwolle.